Si chiama TIC, Ticket Integrato Campania, la nuova struttura tariffaria per il trasporto pubblico locale su base chilometrica, elaborata dall'ACAM, l'Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile, ente strumentale della Regione Campania, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2015. Si tratta di una vera e propria evoluzione del sistema di bigliettazione integrato, la presentazione da parte dell'assessore regionale ai trasporti Sergio Vetrilla. Il biglietto elettronico, noi introduciamo la possibilità che non ci sia l'esigenza di dover acquistare di continuo il biglietto. Quindi una volta acquisito il biglietto elettronico sarà caricabile da casa, sarà caricabile da una qualsiasi rete che può essere quella dei tabaccai e così via, e in questo modo avverrà che sia per il biglietto singolo ma anche per il biglietto sia il mensile che quello annuale sarà possibile non dover avere una rete di distribuzione capillare che costa moltissimo, e tutti questi costi saranno recuperati per ulteriori servizi ai cittadini. Commenti non entusiastici da parte delle opposizioni in Consiglio regionale. Ennesimo aumento del costo del biglietto integrato con l'introduzione del TIC, ha dichiarato Antonio Marciano, vice capogruppo regionale del PD. È una giungla confusionaria di oltre 2.000 titoli di viaggio diversi per aziende e servizi, con la moltiplicazione dei centri di stampa e l'aumento di costi di produzione. Sono queste le due straordinarie innovazioni del presidente Caldoro, ha aggiunto Marciano, e del suo assessore Vetrilla. Grazie a loro la campagna fa un tuffo indietro nel passato di 20 anni, con un sistema di bigliettazione che è solo l'ultimo atto della disintegrazione del trasporto pubblico campano della giunta di centrodestra.